Benvenuti a tutti nel salotto dell'Opinionista News. Oggi abbiamo con noi un influencer molto speciale. Lei è Giulia Lamarca e ha una storia veramente fantastica da raccontarvi. Ciao Giulia, benvenuta. Ciao a tutti, grazie. Giulia, noi ti abbiamo scoperto come tanti attraverso i social che tu utilizzi in maniera molto intelligente per lanciare dei messaggi importanti. E allora raccontaci come nasce questa passione che adesso si è trasformata per te in un lavoro. Beh, nasce principalmente da me, da quello che è la mia vita, la mia storia di vita e dalla voglia di metterla a disposizione delle persone, ecco. Io ho capito tantissime cose in questi ultimi 10 anni dopo il mio incidente stradale e da lì ho detto ok, voglio parlare, voglio condividere con le persone quello che io ho imparato. E da lì è nata la mia passione enorme per i viaggi e ho iniziato a raccontare questi viaggi che faccio insieme a mio marito Andrea in giro per il mondo sui social. Tant'è che poi alla fine, dopo 2 anni di social, insomma, posso dire che attualmente entrambi facciamo 24 ore su 24 questo di lavoro, ecco. Tu sei una psicologa, vero Giulia? Sì, io nasco come psicologa, sì, ma mi piace anche tanto la psicologia, è ancora una grande passione. E sei riuscita ad abbinare le due cose, psicologia e influencer? In realtà attualmente ancora sì, nel senso che appunto io mi sono spostata tanto nella psicologia, quella che lavora con le aziende per fare formazione. E nel mondo della diversity, diciamo così in generale, servono persone che sono competenti ma che sappiano fare formazione, che sappiano, abbiano delle basi scientifiche anche in quello che dicono. E quindi per ora attualmente sì, riesco a matchare due lavori insieme, ecco. Allora, senti Giulia, raccontiamo la tua storia dall'inizio, quindi partiamo da quell'evento terribile che è stato l'incidente. E raccontaci come poi da un evento così brutto, così tragico, sei poi riuscita a costruire quella che è la tua vita attuale, anche grazie alla presenza di quello che oggi è tuo marito. Ma allora, il mio incidente c'è stato nel 6 ottobre 2011, quindi sono passati 10 anni quasi ormai. E beh, chiaramente mi ha cambiato la vita. Chiaramente i primi 1 o 2 anni non. Come quando capitano queste cose, ecco, non è che nasci imparato, possiamo dire così, o nasci forte, assolutamente no. Come tutti ho avuto dei momenti no, ho avuto dei momenti in cui mi chiedevo cosa avrei potuto fare ancora della mia vita e poi nel mentre che cercavo queste risposte, possiamo dire così, ho incontrato Andrea, attualmente mio marito, che mi ha spronato a fare il mio primo viaggio, possiamo dirlo così, che è stato in Australia. Dicendomi, guarda, secondo me hai bisogno di esplorare dei nuovi mondi per capire che non sei sbagliata tu, ma è sbagliato il mondo in cui stai, ecco, no? E, boh, facciamo questo primo viaggio, mi innamoro dei viaggi ed effettivamente scopro che c'è tanto d'altro nella vita a parte le gambe, se possiamo dire così. E mi scopro forte, nel senso che ritrovo, ma non è che. Io poi non credo che ci sono persone deboli o persone forti, semplicemente ho trovato la mia strategia, le mie risorse, no? Per riuscire a farcela. E quindi da lì ho iniziato a viaggiare e man mano che viaggiavo scoprivo lati di me, ecco, nuovi motivi per dire un po', mi piace dire il sì alla vita, cioè sorridere nonostante ci siano cose che fanno arrabbiare, chiaramente, ecco, no? E boh, è così. Sicuramente Andrea è stato ed è una delle persone che mi aiuta di più a capire quanto c'è di bello, cioè nel senso che io credo che sia molto difficile salvarsi da soli nella vita. Io posso dire di essermi salvata insieme a qualcuno, nel senso che sì, io ci ho messo il mio, ma sicuramente anche Andrea ci ha messo il suo per farmi sorridere, ecco. Giulia, io ho visto foto, video dei vostri viaggi in posti impervi e ho visto tuo marito spingere la tua carrozzina e prenderti sulle spalle per portarti anche in cima delle scalinate e poi tornare giù, prendere la carrozzina, risalire, insomma.
Sì, lui è, allora, a tutti gli effetti, quando qualcuno ci vede, anche ci incontra nei viaggi, la prima cosa che pensa è sono pazzi. La seconda è, ma che cosa lui sta per fare una proposta di matrimonio? Perché sembra sempre un gesto eclatante. Quando alla terza capiscono che io non posso muovermi, applausi, lui è un eroe, un supereroe, un... No, in realtà, per carità, ha una buona prestanza fisica, devo dire, meno male. In realtà è proprio un modo che noi abbiamo avuto fin da subito di vivere la vita insieme. Nel senso, lui ha sempre detto: dove non arrivi tu, ti porto io. E l'ha sempre fatto. E ci va tanta motivazione, più che fisico, davvero vi posso garantire che per certi posti, noi siamo andati a Machu Picchu, sulla Grande Muraglia, siamo andati veramente in posti con tanti gradini. E non è che sto insieme a uno che è appunto un atleta. Ma ho talmente tanto motivazione, o comprende che quello che stiamo facendo è un messaggio davvero chiaro da dare al mondo, che alla fine uno ce la fa, sia io ad aggrapparmi a lui, sia lui a sudare tutte quelle camicie, ecco. Cosa non si fa per amore? Cioè, quanta fatica. Vabbè, dai, adesso scherzi a parte, raccontaci qual è stato il viaggio che veramente ti ha colpito di più. Oddio, beh, la Cina è un posto molto particolare nel mio cuore perché mi è veramente piaciuta tanto e perché avevo l'anello di fidanzamento tra le mani, quindi ero veramente super, super felice in quel periodo. Però dovessi dirti proprio un luogo che mi ha cambiato la forma mentis è stato questo arcipelago in Indonesia, che si trova tra la Papua Nuova Guinea e l'Indonesia, e si chiama Rajang Pat, proprio un posto sperduto, palafitte, proprio solo popolazione locale e lì mi è proprio cambiata la mentalità, cioè ho proprio detto, cioè mi ricordo proprio che eravamo io e Andrea al tramonto che parlavamo e dicevamo ok, come impostiamo la nostra vita per riuscire a viaggiare tutto il tempo e farne un lavoro, cioè proprio a tavolino lì, quindi quello è il viaggio che più mi ha colpito, noi che siamo abituati a vivere in città, sai, in maniera molto forte, frenetica, veloce. Arrivi lì e i ritmi sono tutti tutto un altro tipo perché appunto mangi, quando c'è il sole esci, quando fa buio vai a dormire per capire le escursioni che devi fare, devi guardare se il mare è mosso o no lo stesso giorno, cioè è veramente strano, ecco. Prossimi viaggi in programma. Allora, abbiamo appena letto da poco che l'America sta riaprendo, quindi è molto possibile che andremo in America a Natale. Di sicuro ritorneremo in Giappone in primavera, con o senza quarantena, ma di sicuro vogliamo fare questo viaggio di nuovo perché ci sarà la bambina, sarà piccola e abbiamo il desiderio di, appunto, di farlo con lei, ecco. Ecco, perché in tutto questo sei incinta, giusto? Sì, mancano pochissimi giorni al parto proprio. E ci hai detto che è una bambina. Sì, è una bambina, si chiamerà Sofì, quindi siamo veramente felici, non vediamo l'ora di conoscerla. Senti Giulia, raccontaci come hai superato quello che è stato il momento probabilmente più difficile della tua vita. Ma guarda, mi viene da dire, imparando a fare autoironia, cioè, nel senso che, a parte i primi giorni, ripeto, dove... ci metti un po' a capire cosa ti è successo davvero, ecco. Poi in realtà ho iniziato subito a fare battute, a scherzare, ma non perché davvero volessi ridere, perché avevo capito che o imparavo a ridere di una situazione brutta, o ed era ingestibile quella situazione a livello mentale. Io mi ricordo che ho passato i primi mesi a cercare barzellette su internet, cioè io mi alzavo la mattina e cercavo barzellette divertenti. E le mandavo alla gente, cioè facevo questa cosa che cioè, la gente mi avrà pensato fuori di testa in quel periodo, ma lo facevo perché almeno mi costringevo a ridere. E credo che quella sia, ora è un esempio, mi rendo conto banale, ma a me ha aiutato a iniziare a tornare appunto a sorridere, ecco. Poi chiaramente non pensare troppo, perché più pensi, più ti rendi conto che i pensieri sono brutti, no? E quindi io in realtà mi ero molto legata all'idea di fare qualcosa ogni giorno, cioè pensare proprio realmente a cosa potevo fare ancora e non buttarmi troppo giù con farmi domande perché a me, perché è successo.
che sono domande che poi si fanno tutti, chiaramente, però cercare di diminuirle il più possibile, ecco. Certo. E quando hai conosciuto il tuo attuale marito? Ma in realtà l'ho conosciuto proprio la prima settimana dell'incidente, per puro caso, nel senso che io ho avuto questo incidente, sono stata ricoverata, operata, ricoverata, e lui è il figlio di un collega di mio padre, che per gentilezza ha detto: guarda, digli che fai i tirocini in ospedale, se hanno bisogno possono chiederti qualcosa, sai, quelle classiche frasi di cortesia. Io la prima settimana del mio incidente, lui davvero ha obbedito a questa cosa, è passato nella mia camera, c'era mia mamma, io ancora proprio sdraiata a letto, penso forse 2 giorni dopo l'operazione, quindi ero ancora proprio KO, vedo entrare questo ragazzo che parla con mia mamma, si abbracciano e lo vedo uscire. Dico: mamma, ma chi è? E lei: non ho capito niente, penso che conosca tuo padre. Basta, quello è il primo ricordo che io ho di Andrea. E poi in realtà ci siamo rivisti dopo 2 settimane di nuovo all'altro ospedale dove io ho fatto riabilitazione, e lì ci siamo proprio conosciuti, ecco. Nel senso che è nata questa amicizia molto forte durante le ore di fisioterapia, che poi è diventata pian piano sempre, sempre qualcosa di più. Cioè, noi ci abbiamo messo tanto a dichiararci, tra virgolette, e poi pochissimo a fare il resto, nel senso che in realtà, appunto, tempo proprio di dirci ti amo, di dire ok, vogliamo stare insieme, è passato un anno alla fine. Però poi da quando ce lo siamo detti, siamo andati subito a convivere, abbiamo subito preso caso, cioè è stato poi tutto molto veloce, ecco. Avete recuperato, insomma. Sì, praticamente sì. E adesso dimmi, come nei mesi precedenti, dove ovviamente con tutte le limitazioni dovute alla crisi e all'emergenza sanitaria, i viaggi non sono stati possibili. Voi che cosa avete fatto? Ci siamo, allora devo dire che come tutti eravamo un po' in down, nel senso che chiaramente è pesante, soprattutto per chi è abituato a non stare a casa proprio, ecco. Però devo dire ci siamo divertiti, cioè banalmente abbiamo iniziato a ballare in casa, a creare contenuti web in casa, cioè ci siamo inventati tutto quello che potevamo inventare, e anche qua abbiamo usato quel periodo un po' per capire di nuovo quali sono i nostri valori. Ad esempio, io non so cosa è successo alla gente, ma noi è capitato di renderci conto che avevamo troppa roba in casa. E quindi pulizia di casa, ma a livelli enormi, ecco, perché non sopportavamo più avere tanta roba in casa. E poi, boh, principalmente questo mi viene da dire. È stato comunque un buon periodo per anche programmare cose per il futuro. Cioè, noi abbiamo sempre voluto partire per un giro del mondo che era nella nostra testa da anni, ma non avevamo mai il coraggio di farlo. E in realtà in piena pandemia abbiamo proprio detto: no, no, aspetta, mettiamoci a tavolino, cerchiamo di risparmiare in questi anni. Cioè, abbiamo proprio fatto praticamente una tabella, tipo un piano, per riuscire poi a dire: ok, quando riaprono possiamo farlo davvero, ecco. Quindi in realtà abbiamo lavorato, abbiamo programmato su cosa fare. E poi nel mentre io ho anche scritto un libro, in realtà ho usato questa pandemia anche per scrivere un libro. Come si intitola il libro? Il libro si chiama Prometto che ti darò il mondo. Bello. A tema viaggi, ovviamente, sperando appunto di invogliare la gente a tornare a viaggiare. Giulia, ma un messaggio che vuoi lanciare a chi magari sta attraversando quello che hai passato tu? A me venne a dire di trovare una persona con cui poter condividere tutto, che sia un amico, un'amica, un parente, cioè un cane, un gatto, per me può essere chiunque, però che ci sia qualcuno con cui davvero potersi sentire liberi di parlare di davvero tutte le difficoltà che si hanno. Perché ci saranno i momenti, no? Ci saranno sempre nella vita, ed è bello poterli condividere veramente con qualcuno e non tenerseli tutti per sé, ecco. Quindi io consiglio questo. Allora, ultima domanda, ti chiedo che cosa vuol dire fare l'influencer? Cioè, tu ti svegli al mattino, cosa fai? Oddio, do il buongiorno, come se fossi un programma radio, mi viene da dire. Sì, no, do il buongiorno e poi inizio a parlare di quello che faccio, di quello che non faccio,
delle mie passioni, di per sé parlo di quello che so, non di quello che appunto non conosco, non so. Vuol dire anche avere un rapporto e credere davvero nella comunicazione online. Io all'inizio non avevo capito che le persone davvero si affezionano tanto a te e tu a loro, sono veramente persone, ecco, non numeri. Quando ho pubblicato questo libro, ho iniziato a fare firmacopie, a vedere le persone davvero dal vivo. E sapere cosa c'era scritto nelle chat, associargli un volto, una persona, mi commuoveva perché ti rendi conto che parli davvero quotidianamente con delle persone ed è bello, cioè a me è una cosa che piace, ecco. Poi è bello anche essere utile a qualcuno, un sacco di volte non sappiamo qualcosa, ci incuriosisce la vita di qualcun altro, no? Banalmente a me con la carrozzina tantissima gente è curiosa di capire come si vive in carrozzina davvero, quali sono i problemi o no. Quando io trovo dei messaggi dove una persona mi dice: "Guarda, sai che sto per uscire con un ragazzo in carrozzina e ho deciso di farlo e sono serena perché vedendo te tutti i giorni non ho più quelle domande", cioè io sono la persona più felice al mondo, ecco. Fantastico, fantastico. Bene, Giulia, allora siamo arrivati al termine della puntata. Grazie per essere stata insieme a noi. E Grazie a voi, è stato un piacere. grazie a tutti voi e noi ci vediamo come sempre qui dal lunedì al giovedì, ore 18 in salotto. Ciao!